Ciao a tutti, sono Jessica della Biblioteca di Concesio. Oggi voglio mostrarvi alcuni esercizi che possiamo fare stando semplicemente a casa, sdraiati per terra o meglio con un tappeto sotto, per rimanere in forma anche durante questo periodo in cui dobbiamo rimanere a casa. Ogni esercizio può essere ripetuto in due o tre serie da 8 o 10 ripetizioni l'una. Quindi vedremo prima qualcosa per gli addominali, poi per fianchi e glutei e infine due o tre esercizi di stretching finale. Prima di questi esercizi eseguite un piccolo riscaldamento, ovviamente, per esempio per i fianchi con la farfalla, oppure le spalle con delle circonvoluzioni o semplicemente rotazioni della testa. Ok, possiamo iniziare. Il primo esercizio sono dei crunch a terra, quindi sdraiati. Semplicemente solleviamo la testa e le spalle. Quindi 10 ripetizioni. Un'altra variante è con le gambe alzate a 90 gradi. Oppure con le gambe distese. Per quanto riguarda gli addominali obliqui, possiamo eseguire due tipi di esercizi, sempre stando sdraiati, testa su, gambe piegate, incrociamo ginocchio e gomito opposto. Questo esercizio può essere fatto anche in un altro modo. Quindi da seduti incrociamo come ho già detto, questi esercizi vanno ripetuti 8-10 volte per 2-3 serie. Per quanto riguarda le gambe, possiamo fare delle alzate laterali. Quindi con gamba piegata sotto appoggiamo la testa e alziamo la gamba col piede a martello. Dopo averne fatte 10, possiamo passare alle rotazioni per i fianchi, stando sempre attenti a non dondolare. Prima da un lato e poi dall'altro. La stessa cosa ovviamente anche sull'altra gamba. Un esercizio base che possiamo fare per allenare non solo gli addominali ma anche altri muscoli è la plank, di cui vi mostrerò anche alcune variazioni. Nella plank le spalle e i fianchi devono essere mantenuti alla stessa linea e gli addominali devono essere contratti. La plank base è questa. Possiamo anche fare delle varianti come l'alzata delle gambe. Oppure l'alternarsi delle braccia, un braccio e l'altro. Oppure rotazioni dei fianchi, prima da un lato e poi dall'altro. Infine, due esercizi di stretching che possiamo fare. Uno, ovviamente, con le gambe distese che aderiscono al pavimento, alziamo le braccia e andiamo in avanti. E manteniamo questa posizione per 30-40 secondi, è meglio. In seguito, possiamo anche girarci, di modo da tirare solo una gamba da un lato e ovviamente dall'altro. Infine, a gambe incrociate con una gamba davanti all'altra, ci alziamo sempre il più possibile e andiamo avanti.
prima con una gamba davanti e poi con l'altra. Spero che questi esercizi vi possano essere utili durante questo periodo appunto di permanenza a casa. E non dimenticatevi di tenervi occupati e fare molte cose, potete leggere, fare sport, giocare a dei giochi in scatola, cucinare. Imparare una nuova lingua, insomma, tenetevi occupati, ma l'importante è non uscire da casa. Buona giornata a tutti.